Mama o non mama? Chi guardando un campo di margherite non ha avuto il desiderio di raccoglierne una e di lasciare a quel piccolo fiore la responsabilità di rispondere a una domanda così tanto importante? Anche se per gioco, chi non ha sperato che rimanesse il petalo giusto, dando così a questa piccola margherita un così grande potere? Pensando a quei momenti, mi sono chiesta, chissà quanti in questo tempo si sono trovati a farsi domande così importanti, cercando qualcuno o qualcosa che potesse dargli una risposta a cui potersi aggrappare, una speranza per poter andare avanti. Chissà quanti si sono ritrovati a fare il gioco del mama o non mama, ma le domande non avevano lo stesso sapore romantico e tenero di questo gioco, ma anzi avevano tutt'altro sapore. Chissà quanti si sono chiesti finirà o non finirà. Chissà quanti si sono chiesti ce la farò o non ce la farò. Mi ammalerò o non mi ammalerò. Penso che in molti si siano fatti queste domande e molti magari ancora oggi si stanno domandando se ce la faranno o meno. E stanno cercando in tutti i modi di trovare un qualcosa per potersi aggrappare, per non arrendersi. Il sentimento più forte che stiamo vivendo in questo tempo sicuramente è l'incertezza, il non sapere cosa accadrà domani, il non sapere se e quando tutto tornerà come prima. E sicuramente l'incertezza porta con sé a altri sentimenti che potrebbero destabilizzarci, come la paura, come lo stress, come lo smarrimento e anche la solitudine. E questi sono tutti sentimenti che penso che molti di noi hanno provato almeno una volta in questo periodo. Inoltre l'incertezza ha due reazioni: ti fa rimanere fermo, quasi immobile, perché la paura ti paralizza. E quando non sai cosa fare, quando non riesci a trovare la soluzione, la via d'uscita, rischi di non avere le forze per muoverti o per fare un piccolo passo. Oppure rischi di diventare iperattivo, perché non sei così in ansia nel trovare una soluzione che inizi a vagare senza una meta. Non sai dove andare e continui ad andare da una parte all'altra, senza una soluzione, senza una meta, senza un posto da raggiungere. E entrambe le reazioni però cosa fanno? Alimentano questo senso, questo sentimento di insicurezza, perché non ti fanno rimanere in pace, perché non hai nessun tipo di sicurezza. E in realtà noi abbiamo bisogno di avere delle sicurezze, e il non sapere come trovare una soluzione, il non sapere dove andare, non fa altro che continuare ad alimentare ciò che stiamo cercando. Però, come in una margherita c'è l'ama o non mama, per l'incertezza c'è un contrario, che è la certezza. Sì, la certezza. In realtà non servono tante certezze, ne basta una. È quella che ha in sé le risposte a tutte le domande, è quella che ha in sé la soluzione ad ogni situazione, è quella che ha il potere di cambiare ogni situazione, ed è la certezza nella parola di Dio. La certezza che Dio ti ama, che la sua parola è vera, è efficace ed è utile per te oggi. Nella Bibbia c'è un versetto che è molto conosciuto e che dice: or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La certezza ti porta ad essere in pace, la certezza ti porta ad essere sicuro, la certezza ti porta ad avere una speranza. E la certezza ti porta a vedere e a trovare la via d'uscita, ti permette di vedere le cose che ancora non vedi e a renderle tangibili e a farle tue. La certezza ti permette di vincere su ogni situazione, è vittoria. E poi puoi prendere questo fiore e guardandolo potrai vedere le certezze che stai cercando, e quindi un petalo diventerà: ce la farò, riuscirò, perché Dio mi ama, perché la parola di Dio è immutabile, perché sono più che vincitore, perché nulla potrà
toccarmi. E quindi il mio incoraggiamento, Chiesa, è quello di prendere in mano la parola di Dio e farla diventare una certezza nella vostra vita. Vi benedico, vi abbraccio e vi mando un grosso abbraccio.